Second dungeon. Vediamo dove ci porteranno le nostre avventure. Sinistra, destra, destra. Andiamo di qua. Con la mia Colt Navy. Ah, già trovato il mercante. Cuore dimezzato, ma è inutile che lo compro. Perché tanto la vita ce l'ho bloccata a due. Fatto una cazzata a pregare a quel totem mio, eh. Ah! Quantità più che qualità. Guardate bello. Ora spara più colpi. Aperto? Sì. Tornassi indietro non ci pregherei all'angelo proiettile caduto per niente proprio, anche. Quello si è autoucciso, ok. Ammazziamo il proiettile russo. No! Vabbè, mi sono fatto beccare. Vabbè, tanto non ho perso vita. Era, ora sì! Ora sì! Mannaccia mort! Oh, sta attento, via, mi devo concentrare. Perché non mi ricordo mai di averci le munizioni quelle blu, le bombette che respingono i proiettili. Ci devo stare attento. Meno male, è apparsa una curetta. Giù. Tra l'altro, ho quasi finito le munizioni della Colt. Sarebbe meglio ogni tanto usare la pistolina normale, che tra l'altro. Ah, sì, spara a 3, quindi perché no? Usiamo questa, perché devo sprecare la Colt? La Colt usiamola dopo. Se ci fosse un boss o una zona un po' più difficile. Tanto questa ora spara a raffica, quindi. Cioè, spara a raffica, spara a 3. Mi ricorda l'arma del coin op di Robocop, quella che si divideva in 3. Oh, ogni cosa mi ricorda. Ecco, cacchio. Mi ricorda qualcosa. Quando uno è nerd, ragazzi, c'è po' da fa. C'è sempre qualche ricordo. Oh. Dov'è, lo schifo. Morto. Ragazzi, Iron Maiden, Vergine de Ferro. Però questo li sparo con la colta. Ma si scarica subito. Vedi, ogni tanto usare la munizione fa bene. Sì, ma moici, magari anche. Oh, questo era particolarmente forte. Allora, via la Colt e riprendiamo la pistolina. Ancora! Mi tiro anche indietro, no? Lo vedete? Faccio le mosse dalla webcam. Mi emoziono. Io sono così nei giochi, mi emoziono. O nei giochi che bisogna tipo arma guardare dietro gli angoli che mi sporgo veramente. Quando uno è nerd, ragazzi, c'è niente a fa. Quando è nerd per davvero, no come falsi nerd. Ho aperto un canale di gameplay, perché? Così ho sempre avuto la passione fin da piccolo. Ma cacati, ah, hanno anche ferito dall'altro. Soltanto per farsi views facili, eh. E poco rendering e poco montaggio. Oh, ma morirà o no? Ma st'arma fa schifo. Cioè, st'arma fa schifo. Non è che fa schifo, è che ovviamente la pistolina di base non è che si può pretendere il mondo. C'ho anche una chiave d'oro, eh. Ok. No, come mi hanno colpito? Vabbè. Un colpo, ragazzi, e muoio, eh. Ultimo punto ferita. Ciao, davvero. Ciao, davvero. Sa che questa run un sa da fa. Oh, la munizione maledetta. Muori, muori, muori. Il proiettile iperveloce. Ho dato un nome a tutto io in questo gioco. Però, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Oh. Curiamoci almeno. A scemo. 63. Armatura. E chiave, vai. Non si sa mai cosa si trovasse. Di qua. Al boss così non ci vado. Cecchino, cecchino, cecchino. No, alla so scema. Ma la si scema. Perché devo schivare in su? No, vabbè. No, vabbè. Giocata malissimo, ragazzi, sta run. Veramente malissimo. Sti giochini hardcore li devo abbandonare io perché ne morirò di crepacuore. C'ho nemmeno punti per ricurarmi, no, vabbè. Ha rimbalzato sul muro. No, ragazzi, mi sa che questa run purtroppo finisce qui. No, ha rimbalzato sul muro. Io non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Però abbiamo sbloccato un pochino di punti. Quindi almeno una cosa fammela fare. Era lui? No, forse era di là. Aspetta.
L'omino che ci consente di sbloccare le armi. Questo che fa? Ascolta. Sei in grado di occupartene? Assolutamente sì, così mi piaci. Come prima missione dovrei dare la caccia alle prede più pericolose in circolazione. Gli uomini proiettili, non farti intimidire dai loro occhi iniettati di sangue. Uccidi il ruggente e torna qui. No, vabbè, spettacolo, ci danno anche le missioncine. Dov'era l'omino che potenziava le armi? Aspetta. Ce n'era uno. Da qualche parte, forse. Ma no, qui si entra nel dungeon. Forse era al lato. Aspetta, vediamo un attimo qui. Sì. Piombo rovente. Sbloccato un'arma, ho sbloccato qualcosa. Cassetta, no. Dai. Abbiamo sbloccato un po' di oggetti che ovviamente troveremo nel corso delle nostre avventure. Ragazzi, io spero che vi siate divertiti, il video vi sia piaciuto. Se volete dare una mano al canale, sempre un pollice in su e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ricordatevi, ragazzi, che il gioco lo trovate su Steam o nel link in descrizione che metto sempre se volete risparmiare qualcosa. Fatevela prendere bene. Bellissimo questo gioco. Alla prossima.